un ciclone di notizie direttamente da Ercolano, come potete vedere una redazione foltissima, accompagnati dai loro docenti responsabili, dai alcuni genitori, una redazione che ha scritto moltissimo, e qui alle mie spalle abbiamo questa folta rappresentanza e abbiamo due giovani promesse del giornalismo italiano, come potete ben vedere. Andiamo a conoscerli un attimo. Come ti chiami? Raffaele Esposito. Classe? Quarta. Che cosa hai scritto tu come articolo che maggiormente ricordi? La pace. Come mai hai scritto questo articolo? Perché la pace è il dono più bello che Dio ha creato e noi tutti lo dobbiamo rispettare. Bene. Allora, tu come ti chiami? Ilona Rita. Classe? Quinta. Che articolo hai scritto? Il bullismo. Come mai hai scelto questo tema così importante? Perché il bullismo è una cosa irregolare e volevo far capire a tutte le persone che facevano queste cose di non praticarlo, perché era una cosa irregolare che non si faceva. Beh, avete visto che questi giovani giornalisti hanno le idee chiare e in pratica ci danno quella speranza di poter continuare nel nostro lavoro. Io ringrazio le maestre perché le reputo un po' dei piccoli eroi, dove sono tutte qui, perché riescono, io sono spaventato da tutti questi bambini, loro invece con molta naturalezza riescono a gestirli, a farli produrre dei risultati di eccellenza, come avete potuto sentire in questo breve scambio di opinioni con questi due colleghi giornalisti. Vi auguro un buon soggiorno qui a Chianciano e ci vediamo poi alla cerimonia di premiazione. Grazie. Grazie.